sono Elena e nel video di oggi andremo a fare una recensione su questa palette che è la The Magic by Juvia's. Questa palette su Beauty Bay viene 41,25 euro, contiene al suo interno 16 ombretti ed ha 57,6 grammi di prodotto in totale contando tutti gli ombretti. La palette è in cartone e ha un'apertura e chiusura magnetica, ha uno sfondo color pesca ed è ispirata alle idee della luna e del sole. Infatti da questa parte vedete appunto la dea della luna e invece da quest'altra la dea del sole. Questa palette, come penso tutte quelle di Juvia, non è dotata di specchio, ma all'interno richiama appunto le due dee e non ha nemmeno il pennello, quindi 41 euro per 16 ombretti senza pennello. Questa qua è la versione grande, quella normale. Poi di alcune palette ci sono anche quelle mini. Come vedete i pan degli ombretti sono molto molto grandi, quindi comunque avete moltissimo prodotto. Questa palette è cruelty free, quindi non è testata sugli animali, e come vi dicevo ci sono al suo interno 16 ombretti, di cui 6 shimmer e 10 metallici. Adesso vi andrò a sbocciare qui sul braccio questi ombretti per parlarvene, ma poi comunque alla fine del video troverete gli swatch più da vicino, così appunto potrete vederli meglio, perché così da lontano non so se li vedete benissimo. Questa palette ha degli ombretti che sono meno performanti di altri, quindi adesso appunto vi voglio andare a dire tutti per bene. Comunque partiamo dal primo, che è Nubia, ed è questo oro. Se avete la carnagione scura lo potete usare tranquillamente anche come illuminante. Come vedete è proprio un oro tipo 24 carati, è veramente bellissimo. Ogni tanto io, che sono chiarissima di pelle, lo utilizzo insieme al mio illuminante, cioè magari ne vado a prendere proprio una puntina per dare quel riflesso un po' più oro. Ovviamente non posso andarlo a mettere così perché avrei proprio la strisciata oro, però è veramente bellissimo, è molto molto bello. Gli ombretti shimmer di Juvia sono una cosa spettacolare perché sono veramente burrosissimi, sono molto molto belli e rimangono brillanti per tutto il giorno, e quelli matte sono molto vellutati, però se devo dire io preferisco gli shimmer, cioè sono talmente belli che è veramente assurdo. Non che i matte siano brutti, sono performanti anche quelli. Poi troviamo Zakiya, che è questo arancione scuro, direi un arancione quasi mattone, ed è un matte molto 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 bello anche questo. Poi abbiamo Ozun, che è un rosa metallizzato, e all'interno ha quasi una punta di pesca, è un rosa molto molto tenue, molto baby, è veramente molto carino. Poi troviamo Kesi, che è un color burro, un color panna, che secondo me è perfetto per andare ad uniformare la palpebra. Non so quanto voi lo vediate perché è molto simile al colore della mia pelle, è un pochino più scuro, però comunque non so se lo vedete molto bene. Poi abbiamo Zuba, che è sempre un rosa, però come potete ben vedere è più scuro rispetto a Ozun. Scusate se guardo i nomi ma sono un po' particolari e non me li riesco a ricordare. Come vedete sono dei rosa diversi, perché questo qua è appunto più cupo, questo qua è molto più baby doll ed è sempre un metallico. Poi abbiamo Nana, che è questo marroncino molto 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 bello, anche nella piega dell'occhio è veramente molto molto carino. Poi c'è Boronu, che è sempre un metallico, e se dovessi sbagliare qualche pronuncia mi dispiace, però veramente non ho idea di come si dicano, quindi dicevo Boronu, ed è un metallico ed è un colore molto particolare perché nella cialda sembra un, non so come dire, un bronzo più tendente al grigio, invece sulla pelle risulta più aranciato. Ma a mio parere non sono bravissima a descrivere i colori, come sapete, però comunque è diciamo un bronzo marroncino. Poi c'è Koji. Koji è un colore particolarissimo, bellissimo secondo me, è un matte ed è un rosso, ma è un rosso fragola, è un, appunto un rosso con una punta di fragola, con una punta di fucsia, ma secondo me è venuto veramente bene, è proprio bello questo colore. E infatti nel make up di oggi indosso Yemoja, che è questo che dopo vi farò vedere, sulla palpebra. Poi come sfumatura ho usato Koji, e invece per la piega dell'occhio, per intensificarla, ho usato Yejide. Comunque poi andando avanti abbiamo un altro shimmer che si chiama Faso, ed è un lilla con dei riflessi azzurri e rosa, molto molto particolare, anche se di questo qua secondo me se ne trovano un po', ricorda un pochino Twilight di Huda e anche un ombretto di Nabla Alchemy forse. Comunque dopo magari vi faccio la comparazione perché non li ho messi vicini, dopo alla fine del video quando vi faccio vedere gli swatch più da vicino vi faccio la comparazione di questo e di quello di Nabla e quello di Huda che vi dicevo. Poi troviamo Aya, che è questo qui, ed è un verde scurissimo, veramente molto 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 scuro, super pigmentato come vedete. Questi ombretti veramente sono molto molto pigmentati, molto belli, infatti Juvia è diventata estremamente famosa per la qualità dei suoi ombretti. Poi troviamo Vai, questo qui, ed è un color grafite, sempre shimmer. Poi troviamo Yemoya, che è un colore che io adoro, veramente è bellissimo secondo me. Non saprei se definirmelo
più azzurro o più grigio, perché secondo me è un connubio perfetto di azzurro e grigio che va a creare questa tonalità particolarissima. Adesso mi sa che passerò all'altro braccio per l'ultima fila, perché di qua non mi ci stanno più. Quindi andiamo a Ife. Secondo me è il colore più problematico di questa palette. Allora, quelli più, diciamo, difficili da sfumare, sfumare siete un po' le prime armi, secondo me sono Ife, l'ultimo della prima fila, Aya, che è il secondo della terza fila, e Yeide, che è proprio l'ultimo. Sono i tre più difficili, però secondo me quello venuto peggio di tutta la palette è Ife, perché adesso spero che dallo swatch si vedrà. No, dallo swatch non si capisce neanche bene, però vi assicuro che non è performantissimo, o perlomeno rispetto agli altri non è così bello, non è uscito così bene, non è super sfumabile, non è super pigmentato e soprattutto non è troppo omogeneo. Ecco, il suo peggior difetto secondo me è che non rimane molto omogeneo, e secondo me questo qua è l'unico che ha dei grossi difetti, anche se ovviamente non è inutilizzabile, perché comunque parliamo di una marca che fa degli ombretti molto belli. Però visto che vorrei una palette che fosse tutta della stessa qualità, mi sento di dirvi che questo, secondo il mio parere, non è allo stesso livello degli altri ombretti che ci sono presenti in questa palette. Comunque poi passiamo a Yara, che è sempre uno shimmer ed è un verde smeraldo un po' cupo, tipo uno smeraldo cupo bellissimo, ha dei riflessi molto molto belli, quasi verde tendente all'oro, molto belli. Poi troviamo Buso, che invece è proprio un verde smeraldo proprio accesissimo, bellissimo, molto molto bello. Se vi piacciono i trucchi verdi, questo qua secondo me dà proprio quel tocco in più. Infine l'ultimo è Yeide, che è un blu abbastanza cupo, abbastanza scuro. Questa palette vi ho detto che costa sui 40 euro, e se tornassi indietro la riprenderei sì o no? Io la riprenderei sì. Soprattutto vi dico che io gli ombretti che preferisco di questa palette sono gli shimmer, poi per gusto personale, perché sono quelli che utilizzo di più, oltre agli shimmer che sono tutti bellissimi, quindi cioè nei veri trucchi potete utilizzarli tutti. Quelli matte che preferisco sono Zakia, Nana e Koji. Esi lo uso veramente poco, perché io il burro, cioè, è un colore che tutti usano tantissimo, tutti li cercano nelle palette, ma io non lo uso invece, non lo uso praticamente mai, e questi due non li uso tantissimo, e neanche Aya. Yeide l'ho usato oggi ad esempio per intensificare la piega dell'occhio. Vedete, se vi piace la gamma cromatica, se voi andreste ad utilizzare questi ombretti ve li consiglio assolutamente. Anche ad esempio un oro come Nubia, così bello, così performante, non è facilissimo da trovare. Ad esempio nella Beauty Killer di Jeffree Star, della quale vi ho fatto una recensione che vi lascio qui nelle schede informazioni e nell'info box, ha un oro, però non è performante per niente a livello di Nubia. Cioè se cercate un oro ve la consiglio assolutamente. E questa palette per me è molto bella, io la ricomprerei assolutamente. Non so se è già uscita oppure no, nel caso in cui fosse già uscita trovate la recensione di questa palette, che è la The Masquerade by Juvia, qui sopra nelle schede informazioni e giù nell'info box. Se invece non fosse ancora uscita la troverete presto sul canale, quindi arriverà la recensione anche di questa, sempre di Juvia. Allora, vi ho detto che volevo fare lo swatch confronto fra Faso, questo qui di Nabla e Alchemy, e poi questo qui della palette di Huda, la Desert Dusk Twilight. Quindi adesso appunto vi faccio il confronto. Scusate se ho il braccio un po' arrossato, ma mi sono appena struccata gli swatch che ho fatto prima. Allora, questo qui è Faso di Juvia, questo qui è di Nabla, e invece questo qui è Twilight della Desert Dusk. Sull'occhio io vi dico che non sono molto diversi, quindi se di queste palette il colore che più bramate è questo, vi dico non c'è tutta questa differenza. Le differenze che posso riscontrare è che Faso di Juvia è un pochino più tendente a lilla, quello di Nabla invece ha una base un pochino più rosa pescata con dei brillantini argentati e tendenti a lilla, invece Twilight di Huda è un lilla un po' più tendente al rosa. Forse quelli che si assomigliano di più sono Twilight e Faso. Comunque già che ci sono, vi volevo fare anche la comparazione tra Zuba, sempre di Juvia, Ozun e Angelique della Desert. Questo è Ozun, questo è Zuba e questo è Angelique. Come vedete Angelique e Ozun si assomigliano abbastanza, però Ozun è un po' più chiaro.
Quindi nulla, io spero appunto che questo video vi sia piaciuto, vi abbia anche semplicemente intrattenuti o vi abbia tenuto compagnia, ma soprattutto che vi possa essere stato utile. Se questo video appunto vi è piaciuto, vi invito a lasciarmi un like e ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. E nulla, vi saluto, ciao!